Let's go bitches, avete bombardato di like il video che ho messo oggi dove vi avevo chiesto solamente 650 like. E perché dico solamente? Perché abbiamo superato i 700 da un sacco di tempo. Tra l'altro in meno di 15 minuti avevate fatto già 100 like, io mi ero tenuto basso, invece avete sfondato quel video. Ed eccovi qui il secondo episodio di Classy Overpower, in questo caso di Black Ops 3. E stiamo parlando delle classi con cui iniziare il gioco, con cui approcciarsi al multiplayer di Black Ops 3. E sto parlando del CUDA, che è molto simile all'MP5 di 4 e il mirino, comunque le tacche di mira, ricordano molto l'MP5K invece di Modern Warfare 2. Quest'arma è incredibile, ha un'alta portata, quindi potrete fare tantissimi long shot, ha un ottimo danno, con 3-4 colpi potete uccidere quasi qualsiasi nemico. Ed ecco qui gli accessori che utilizzo su quest'arma. Utilizzo per prima cosa il calcio, che quando mirate ridurrà il vostro rinculo, il rinculo dell'arma, e in questo caso vi consentirà di sparare più lontano, comunque di essere più precisi. Questo qui in combinazione con canna lunga che aumenta la portata, cioè potrete fare danno, più danno a una distanza maggiore e avere anche più automira, consente quindi di fare dei long shot incredibili. Poi utilizzo come terzo accessorio mirino laser che aumenta la precisione dell'hipfire, cioè senza mirare. Cosa vuol dire questo? Che potrete iniziare a sparare in hipfire e poi mirare. Io gioco in questo modo su Black Ops, pure su Black Ops 2 utilizzavo questa cosa, giocavo con l'MSMC con mirino laser e canna lunga proprio per iniziare a sparare senza mirare e poi miravo. In questo caso aumenta l'automira dell'arma. Oltre a questo ci sono i perk di cui dobbiamo parlare. Il primo di questi è Overclock, che lo uso praticamente su qualsiasi classe assieme a prestigiatore. Overclock vi fa ottenere più rapidamente la specialità del vostro specialista, che bel gioco di parole. E poi prestigiatore, che dopo la corsa comunque potete mirare più rapidamente. Molto utile in questo caso pure perché voi partite con un mirino, cioè partite col mirino laser, non partite con un reflex, un red dot. Quindi voi iniziate a sparare senza mirare e subito andate ad agganciare l'avversario. Per quanto riguarda il terzo perk, io utilizzo propulsione furtiva per non essere visto sulla mappa. Ovviamente, avendo un SMG, vi muoverete tantissimo, sfrutterete tantissimo i movimenti e la mobilità che vi dà questa classe d'arma. E comunque è utile per non farsi vedere dagli avversari, dato che continuerete a pushare in continuazione. Assieme utilizzo maschera tattica, poiché le flashbang, le grandi stordenti, le scariche elettriche sono fortissime in questo gioco, e una volta che vi prendono, siete quasi morti, siete spacciati. Quindi è molto utile perché così vi consente di essere sempre mobili durante tutto il match e di potervi muovere ed evitare queste granate tattiche che vi bloccano all'interno della partita. L'SMG deve muoversi, deve essere comunque un ruolo mobile e veloce all'interno della partita che deve correre in faccia agli avversari. Con questa classe sicuramente riuscirete a farlo, grazie anche a maschera tattica. Io spero vi sia piaciuto questo video, bitches. Vediamo ora quanti like farete a questo. Ci vediamo comunque per i prossimi video su Classy Overpower, che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane farò. Ovviamente tenete conto che queste sono le classi per iniziare il gioco. Potrà essere magari che tra qualche giorno, tra qualche settimana ritratterò queste classi, perché ovviamente giocandoci di più, diciamo trovandomi in altre situazioni, provando Aids, provando Wager, giocando con il team, eccetera, eccetera, magari cambierà la visione che ho di alcuni.